Bella ragazzi, come sempre Zamp che vi parla e oggi sono qui con un nuovo video. Allora, come avrete visto, sono finalmente tornato dalla mia piccola vacanza in campeggio insieme ai miei amici. Mi sono fatto sentire tentando di portarvi qualche video al meglio delle mie capacità. Capisco che magari la qualità non sarà stata eccelsa, ma capitemi anche voi, organizzarsi mentre si è in vacanza con gli amici, ci sono tante cose da fare e portare anche dei video non è semplice, quindi ci ho provato al meglio delle mie capacità. Comunque, nel video di oggi volevo informarvi di una cosa che probabilmente chi mi segue sulla pagina Facebook sa già. Allora, domani uscirà questo video e il giorno dopo io sarò in volo per Stoccolma sempre insieme ai miei amici. Diciamo che è una sorta di continuazione della vacanza iniziata a Senigallia in un campeggio, finirà a Stoccolma, in città appunto, e andrò lì per qualche giorno. Non saranno tantissimi, quindi non allarmatevi, ma non mancherò comunque di tenermi aggiornato con foto o comunque piccoli video sulla pagina Facebook. Non penso ne metterò su YouTube perché appunto il tempo è poco, non posso portarmi chissà quanto peso nella valigia, quindi non è che posso starmi a portare dietro tutte le mie attrezzature per fare video, in quanto appunto essendo poco il tempo, essendo poco il peso, penso che non riuscirei nemmeno a registrarvi niente da lì. Però appunto, se mi seguite sul profilo privato, sulla pagina Facebook o su Instagram o su qualsiasi altro posto, trovate tutti i contatti sul banner del canale, su, non so, li trovate ovunque i metodi per seguirmi, quindi potrete sapere se sono ancora vivo da lì, potrete sapere quello che sto facendo in qualsiasi momento, quindi non mancate di seguirmi lì. Questo cosa comporta? Comporta che appunto per una settimanella potrei essere inattivo, perché appunto tra il tempo che parto e quello che ritorno, diciamo che non avrò tutto questo tempo per registrare. Però c'è un però. Dovrei tornare ad essere attivo dopo la prima settimanella di agosto. Perché? Perché se i santi tengono e se Gesù mi vuole bene, dovrei essere nel gruppo di coloro che vanno a Colonia. Sono andato anche l'anno scorso e anche quest'anno si è ripresentata questa possibilità, che spero veramente sia vera. Per ora diciamo che è un 90% sì, un 10% no. E quindi potrei essere lì a Colonia. Questo cosa comporta? Comporta che ovviamente, come l'anno scorso, vedrete tantissimi video sia sul mio canale sia su Me La Godo, perché appunto Colonia è, diciamo, una fiera in cui vengono fatti provare molto di più rispetto alle tre giochi, e quindi non vi porterò solamente tipo video di conferenze o altro, ma proprio dei gameplay stessi, se ci daranno la possibilità di registrarli, appunto, perché questa è sempre una cosa da tenere ben presente. Poi, che altro dirvi? Allora, ma avevo fatto un piccolo sondaggino sulla pagina Facebook, ma visto che diciamo che la mia popolarità si è espansa più che altro attraverso il mio canale YouTube, mi interessava sapere anche il parere di voi iscritti. Allora, io vi ho detto dove andrò come turista quest'anno e vorrei che voi mi scriveste sotto nei commenti quali saranno invece le vostre mete turistiche. Starò a casa, andrò in Germania con i miei genitori, andrò in America, andrò a fare in culo, insomma, in qualsiasi posto voi andiate, scrivetemelo giù nei commenti. Se vi state chiedendo perché, beh, chi mi segue da tanto lo sa, diciamo che io ho sempre considerato il mio canale YouTube come una sorta di diario, ma comunque che potesse aprirsi con anche i miei iscritti, quindi quello che succede a me voglio sapere anche quello che succede a voi. Insomma, lo sto dicendo malissimo, però penso si sia capita la cosa. Io vi dico una cosa mia, voi mi dite una cosa vostra, e quindi c'è più scambio di opinioni o comunque di idee. A me interessa sapere quello che vi succede, come va, quello che non va, se Gesù è buono con voi, se non lo è. Insomma, non mancate di scrivermelo sotto nei commenti. E poi, diciamo, ecco, quest'estate per me è l'ultima che possa veramente chiamare così, perché appunto l'anno prossimo avrò l'esame di stato, quindi penso non avrò tantissimo tempo per fare vacanze o comunque festeggiare con i miei amici, quindi cercherò di godermi al massimo questa e di non perdermi niente. Ho tipo i peggio debiti con mia madre tra tutti i viaggi che sto facendo, tutti i soldi che le dovrò ridare, non so dove prenderli, probabilmente finirò a vendere il culo, a spacciare, perché solo così potrei, diciamo, risalire la montagna. Però vabbè, devo farlo perché lo sento che comunque è l'ultima volta, prima di poterlo rifare per qualche anno, che posso veramente godermi una vacanza insieme ai miei amici. Quindi, che dire ragazzi, vi ricordo di scrivermi sotto nei commenti quello che vi ho chiesto e penso ci vedremo tra un po' di tempo, non tantissimo, non disperate, sarò sempre qui, vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social. Quindi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, in caso vi sorta lasciare un bel mi piace, un commento se ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, ci vediamo con un prossimo video. Beh ragazzi, ciao da Zampetti, bella!